avremo la nostra sede, la sede di Urbe Vesuviana, situata in via Gramsci, Santa Anastasia, via Gramsci 41, che vogliamo diventi un punto di riferimento, un vero e proprio laboratorio di idee affinché la nostra cittadina possa diventare una fiorente e ridente urbe. In occasione di questa inaugurazione, oltretutto, nomineremo socio onorario dell'associazione, il giudice Antonio Merone, presidente della quinta sezione civile della Corte di Cassazione, in quanto, come appunto è stato riportato sulla pergamena, è egli stesso un punto di riferimento tutto il territorio nazionale in ambito giuridico e soprattutto è uno dei personaggi che dà lustro anche rimanendo umilmente in silenzio spesso alla città di Santa Anastasia stessa. È passato più di un anno da quando con fare ardito decisi di fondare insieme a cari amici la sezione di Urbe Vesuviana. Da allora un susseguirsi di emozioni, tra gioie e difficoltà, sempre alle prese con una nuova sfida. Ma in fondo, un uomo che non vive di sfide può dirsi davvero tale? Non è un caso che lo stesso Einstein scriveva: senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Tornando a noi, finalmente oggi inauguriamo la nostra sede, un momento importante che vede consolidarci ancora di più sul territorio, consentendoci di dare un punto di riferimento a coloro che inseguono quegli ideali che forse la società odierna in qualche modo soffoca e nasconde e che tacitamente condanna. Non nascondo la grande emozione che mi pervade al solo pensare alla prima riunione di circa 2 anni fa, al Piper, a Roma, in un afosissimo pomeriggio di maggio, quando tutto nasceva, quando ragazzi provenienti dai più diversi posti del nostro amato bel paese strinsero un patto suggellato dalla messa in comune di idee e principi. Un'assurda voglia di reagire ad un mondo che preferisce tenerci ai margini della società e che vive solo di etichette e luoghi comuni. Crescere, diffonderci, regalare una speranza alle nuove generazioni e risanare la frattura tra quelle due, ancora generazioni, mai state così distanti e diverse. Prendere per mano il proprio destino e plasmarlo secondo le proprie necessità e i propri sogni, quasi come a ricercare l'arcobaleno nel mezzo della più fitta nebbia. Riscoprire le proprie origini e coniugare il passato con il futuro costruendo un presente migliore. Edificare sulle rovine dei nostri territori le nuove piccole urbe, fiorenti e ridenti, attraverso una vera e propria piccola rivoluzione sociale, volta a riprendere in mano le redini della propria essenza e coscienza di cittadini civili, valorizzare le vere eccellenze, tendendo la mano a chi tra mille difficoltà e nella più totale indifferenza potrebbe dare tanto ad ognuno di noi e riscoprire chi, in quel silenzio regno di umiltà, dovrebbe essere per la società un fulgido esempio. È con questo spirito, con queste parole, consentitemi, con questo coraggio, che a tutti voi do il benvenuto a nome dell'Associazione Urbe della Sezione Vesuviana in quello che sarà il laboratorio di idee della nostra nuova urbe. Grazie. Stiamo inaugurando una sezione, una sede fisica materiale che non è un dato assolutamente scontato. C'era qualcuno che diceva che la politica deve lottare essenzialmente per due cose, per una casa e per un lavoro, dare un lavoro a chi non ce l'ha e lavorare per dare la casa a chi non ce l'ha. Oggi voi avete una casa, non è cosa da poco, Lo sindaco, lo so, non è cosa da poco avere, quindi già un primo passo l'abbiamo fatto, la casa c'è, adesso lavoriamo sul resto. La casa deve diventare un punto nevralgico per voi, come è diventata la casa per noi a Roma, via Cavour, dove l'altra volta ci facevamo anche le foto, ed è diventato un punto di riferimento perché sentendoci una famiglia l'abbiamo vissuta come se fossimo una famiglia che appunto nel focolare domestico discute di quelle che sono le problematiche della famiglia. Questa cosa e mi prendi proprio di sorpresa. Avrei dovuto insospettirmi comunque perché sono il più anziano di chi io che ci faccio qua e la ragione era questa, evidentemente. Evidentemente sì. Se mi permette altri 30 secondi vorrei leggere solo la motivazione. Innanzitutto ho preso spunto da una, o meglio, riprendendo una frase già proposta dal nostro presidente Raffaele Curti. L'ho riproposta questa frase di San Giovanni della Croce: colui che vuole restare solo, senza il sostegno di un maestro e di una guida, è come un albero solo e senza padrone in un campo, i cui frutti, per quanto abbondanti,
verranno colti dai passanti e non giungeranno quindi alla maturità. Per cui, per aver dato lustro alla città di Santa Anastasia, essendo annoverato tra le eccellenze in campo giuridico, per essere motivo di vanto della comunità e rappresentare il punto di riferimento nel proprio ambito lavorativo dell'intera nazione, l'Associazione Urbe Vesuviana, con immensa gratitudine, nomina il presidente della quinta sezione civile della Corte di Cassazione, giudice Antonio Merone, socio onorario. Beh, io ripeto, sono sorpreso, avrei dovuto insospettirmi, proprio per questo fatto che, essendo anziano, non so che cosa avrei dovuto fare qui, però questo fatto che non mi sono insospettito significa che alla fin fine questa sensibilità, questo essere attento agli eventi, insomma, la sto un po' perdendo con l'età. Comunque, la verità è questa, io ho seguito fin dal primo momento con molta simpatia la nascita di questa associazione, infatti chiesi ad Angelo di inviarmi lo statuto di questa associazione, perché volevo capire le peculiarità, le ragioni di questa iniziativa. Premesso che ogni iniziativa che cerchi di fare aggregare le persone, specialmente in cittadine come le nostre, dove non sempre l'aggregazione è facile, dove ognuno appunto tende a chiudersi un po' nel proprio egoismo, nelle proprie faccende private, senza cercare di coinvolgere gli altri, insomma, già questa presenza è una cosa molto importante. Devo dire che la cosa che più gradisco di questa iniziativa è il fatto che mi si dica che tutto sommato io lavoro in silenzio, perché forse una delle cose che oggi è meno di moda è quella di lavorare in silenzio senza tendere sempre ad apparire. Io ho constatato che poi alla fine, se si lavora con serietà, i risultati vengono, cioè ti cercano perché capiscono che tu fai un lavoro serio e può essere effettivamente un punto di riferimento, mentre molti che si agitano e tentano di apparire perché vogliono in qualche modo essere o proporsi come punto di riferimento, poi alla lunga diciamo vengono meno. Questa cosa mi fa piacere perché effettivamente forse a Santa Anastasia pochi mi conoscono, penso, proprio perché frequento poco, ma non perché io sia voglia tenere le distanze o che, ma perché così sono sempre stato ripiegato sul mio lavoro a cercare di fare le cose al meglio. Però questa sera, questo coinvolgimento di Angelo, ripeto, mi prende di sorpresa, è forse un'occasione per dire no, ci sto qui anch'io, è vero, voglio un po' uscire allo scoperto, nel senso che posso essere, per l'esperienza, non perché uno sia più bravo di altri, perché per forza di cosa a 74 anni qualcosa l'avrai pure imparato, e quindi per questo, ecco, mettere a disposizione dei giovani, prendere delle iniziative, possiamo fare degli incontri, dei convegni, creare delle occasioni per riflettere sui temi che ci stanno a cuore in maniera diciamo laica, apartitica, ma con un forte coinvolgimento sociale, è una cosa che mi può interessare, perché poi alla fine ognuno di noi può portare nell'esperienza fatta nel sociale e dare un contributo. Tu mi hai qualificato come uno come il presidente di una sezione che si occupa di tributario. È vero, alla fine la mia specializzazione è un po' questa, però amo dire che io in Corte di Cassazione noi facciamo diritto in tutte le dimensioni. Diritto poi significa il diritto è il regolamento sociale, le norme che noi tutti quanti applichiamo, con le quali cerchiamo di convivere al meglio. E quindi in questa mia esperienza la metto a disposizione di tutti quelli che volessero utilizzarla, vogliamo creare delle iniziative, delle occasioni, come dicevo prima, di riflessione assieme. Io sono a disposizione,
Però la maieutica deve essere tua, deve essere tu a tirarmelo fuori, perché io sono ripiegato su me stesso per un abito mentale che ho. E anche perché sono convinto che il magistrato dovrebbe essere il meno conosciuto possibile. Una cosa è le riunioni in cui si discute, si cerca di approfondire e di fare cultura giuridica, sociale, etica, affrontare i temi della legalità e così via. Altra cosa è l'apparire. Io all'apparire ho sempre cercato di evitarlo, perché penso che il giudice, come si insegnava una volta, debba essere una professione fatta con molta umiltà, cercando di farla al meglio. Ecco, altro non so dirvi, ma ripeto, questa cosa che mi coglie di sorpresa, ma che mi fa piacere ovviamente, perché certo è una gratificazione, diciamo, è l'occasione forse per aprirmi un po' e per far sì che ci si conosca meglio tutti quanti. Quindi sono grato per questo, vi ringrazio per questa iniziativa e sono a vostra disposizione. Per fare gli auguri all'associazione, Angelo in particolare, il benvenuto al giudice che con la sua esperienza e la sua persona sarà un punto di riferimento preziosissimo per i giovani, per i ragazzi e per tutti quanti noi. Io sono particolarmente felice perché quando si dà vita all'associazione, ma più che vita, questo vuol dire è mettere in moto quello che già c'era, per Santa Anastasia, per un'amministrazione come la nostra è un momento importante, un punto di soddisfazione per me e per tutta l'amministrazione. Sapete tutti quanti quando io ci tengo e quando sono aperto a tutte le associazioni, e con un'associazione come questa qua, come Urbe, che fa tanta cultura, fa tanto sociale, tante iniziative, è motivo di orgoglio. La cosa bella che vedo tantissimi giovani e la cosa che mi fa particolarmente piacere è quella di vedere giovani di altre associazioni. Questa, guardate, è una cosa importantissima per Santa Anastasia, perché così possiamo crescere, possiamo superare i momenti e possiamo fare di Santa Anastasia una terra di giovani. Dobbiamo sfatare questa mentalità di andare fuori paese perché là c'è questo, là non c'è niente. È Santa Anastasia che ha delle tradizioni importantissime, delle tradizioni radicate con la gioventù, quindi cerchiamo di riportare quello che era Santa Anastasia con il movimento giovanile. Questo lo possiamo fare con le associazioni. Noi da soli l'amministrazione non riesce a dare il contributo che vorrebbe dare per tantissimi motivi. Da soli voi non riuscite a dare quello che avete in mente, quello che avete in animo, con tutta la passione che ci possiamo mettere. Quindi dobbiamo fare solo sinergia e dobbiamo andare insieme in incontro al futuro di questa società. Io con loro ho avuto un approccio, e lo ringrazio per quello che ho detto prima, in campagna elettorale, ci hanno visti durante la fase del ballottaggio, sono stati di buon auspicio per noi, e quindi voglio dire, questo è di buon auspicio per il futuro, per l'associazione Urbe e per le altre associazioni che sono presenti qua su questa sera. Vi ringrazio per la partecipazione, per l'attenzione e state vicini e non distaccatevi dall'associazionismo, che è una forma di vita importantissima. Ricolgo l'occasione per salutare il Presidente, perché io sono particolarmente legato, è la mia famiglia che è legata storicamente, io non ricordo i momenti, ma voglio dire, per me quindi è un momento importantissimo, questo qua, la presenza del Presidente è un punto di riferimento per me, per voi e per Santa Anastasia. E con loro, con la passione di questi giovani e di tutti quanti voi, possiamo guardare speranzosi al futuro. E finiamola col dire il momento, la crisi, dobbiamo essere ottimisti. Senza ottimismo non si va da nessuna parte. Cioè, andiamo soltanto a sprofondare e a piangersi addosso. Finiamo questa cosa di piangersi addosso. Siamo ottimisti, guardiamo con speranza il nostro e soprattutto il vostro futuro. Soprattutto il vostro futuro. Noi possiamo dare il nostro contributo con la nostra mia poca esperienza, con l'esperienza, grandissima esperienza del Presidente, con tantissime persone che Santa Anastasia ha. Dame.
e vi ringrazio.